Tu non devi sottovalutare l'importanza delle fave di fuca. Sì, ma soprattutto perché sono il cibo preferito del porco setoloso. Ah, è vero, poi... Ti ricordi? È uscito anche al cinema. Il porco setoloso in intervista. Sono loro. Ce l'avete preso in un momento goliardico mentre sorseggiavamo della... Ah, tauromachia. Esatto. Ottima Coca-Cola annata 95, una sottomarca del Carrefour. Comunque sia. Allora, stiamo registrando questo vlog perché abbiamo un annuncio importantissimo da fare. È una cosa che abbiamo già detto qualche settimana fa sulla pagina di Facebook ufficiale di Skypocalypse, perché voi non sapete che noi abbiamo anche una pagina ufficiale di Facebook della serie, che è molto ricca di news, aggiornamenti costanti, quindi vi consigliamo di mettere un bel mi piace e seguirla. Assolutamente. Metteremo il link nella descrizione qui sotto, perché la infarciamo di aggiornamenti molto importanti che non riteniamo necessario comunicare in un video, altrimenti, perché ci serve un vlog al giorno. Controllate nella sezione foto, c'è una foto di Mattioschi nudo, quindi andate a vederla, perché quella lì ci sono già 49 mi piace, dobbiamo arrivare a 140.000. Esatto. Io scommetto che vanno tutti a vedere per verificare apposta. Ma ovviamente, cioè, comunque qual è la news che la news molto importante è che c'è stata una defezione nel cast. Purtroppo l'attore che interpretava Arrow, Francesco Sanseverino, ha deciso in tutta onestà di lasciare la serie perché non era molto soddisfatto del lato tecnico, ma soprattutto era oberato da importanti impegni di lavoro che non riusciva a far collimare con la serie, quindi ha preferito in maniera molto pacifica di lasciare la serie. Quindi Arrow è rimasto senza volto, non c'era un attore che potesse interpretare Arrow, come dice poi... Daniele Doesn't Matter. Ma poi... È arrivato quest'uomo. Un giorno di pioggia, Andrea, lui si chiama Andrea. Esattamente. E poi non c'era Giuliano perché è buono. Esatto, Dark Andros su YouTube. Dark Andros, metteremo nella descrizione anche il link al suo canale. Anche il link al suo canale? Sì. Ma che descrizione perché, perché potete farvi così un'idea di quali siano i suoi lavori, di come si muova, di quali espressioni suadenti sia capace, di modo che tutte le ragazze potranno guardarlo e dire mamma mia. Esatto, ma perché ma io questo qui è proprio uno che inchiuma da Dio, cose di questo tipo. Ma perché io sono io. Esatto, e voi non siete un cazzo. Esatto. No, comunque sia, intanto io continuo a agitare la preziosa bevanda. Comunque interpreterà Arrow. Ecco. Specifichiamo subito che non si tratta di un nuovo personaggio, di un nuovo Arrow, ma dell'Arrow di prima, interpretato da un nuovo attore. Avete presente quelle soap opera argentine squalidissime in cui all'inizio, da un giorno all'altro, viene scritto il dottor Ramirez verrà interpretato da Harry Giron in Aridito? Esatto. E quindi andrà esattamente così. Metteremo una bella nota con da oggi Arrow verrà interpretato da Quindi, voi che vedrete questo vlog lo sapete già, chi non avrà visto il vlog si troverà la nota con l'annuncio della sostituzione. Esatto. E prima che cominciate a scriverci a uno suggerimento per giustificare questa cosa nel copione, no, non si può fare, non io, lo possiamo fare. Non possiamo giustificare questo cambio di volto perché a questo punto la sceneggiatura è già scritta e sarebbe un cambio troppo importante, e se volete veramente vedere la terza puntata il prima possibile non possiamo fare, altrimenti uscirebbe a febbraio ma del 2016. Esatto. Prima che ce lo chiediate, la terza puntata non sappiamo bene quando uscirà, ovviamente dopo l'estate perché siamo in pausa, stiamo registrando questo vlog il 14 agosto, quindi alla vigilia di un Ferragosto soleggiato, si spera. Esatto, per voi stiamo facendo questa cosa, e quindi siamo poi qui stiamo anche girando, quindi non sappiamo dire il giorno, evitate di chiederci perché tanto non sapremo. Gli è rimasta rispondere. Neanche la spada di ferro, gli hanno dato quella, ti lei una tristezza. Esatto. Quindi dovrete fare uno sforzo di immaginazione e pensare che questo bell'uomo sia sempre stato l'Arrow che avete visto finora. Quindi lo vedrete diverso, ma sarà sempre lui. Non è successo nulla, non è stata una scia chimica, semplicemente è cambiato l'attore. Lo so, è un po' disorientante, però ci vediamo costretti ad adottare una soluzione simile. Perché quest'uomo era già parte delle case di Skypocalypse, ma in un altro ruolo, che non possiamo dire perché non era ancora comparso. Solo che quando appunto si è presentata l'occasione di fargli interpretare Arrow, abbiamo colto la palla al balzo sia noi che lui, e il tizio, il proprietario della palla, ha urlato, però è il proprietario, cazzi suoi, ne ha sempre un'altra. Comunque sentiamo se delle dichiarazioni da fare. Come è andata la partita? La partita è stata una partita emozionante. Sai che masticano sempre la gomma per me. È stata una partita emozionante, stavolta è stata una cosa incredibile. L'ultima curva è stato, perché poi perché non è del tutto, comunque avete capito. Esatto, comunque si rifarà la prossima partita. Esatto, io vorrei sapere una cosa. Benzog ha qualche dichiarazione da fare?
No. Benissimo. Bene, bene. Quindi che cosa possiamo dire? Direi che possiamo ritornare alle nostre questioni dopo aver salutato il pubblico. Esatto, pagante. Sicuro che proprio... No. No, niente. Niente, non c'è per forza. Comunque... Quindi io chiuderei con un brindisi, vi saluterei. Sì, io ho già finito di bere. Io direi a quella che finisce per no. La figa? La figa, no? Esatto. All'industria! Adesso poi io adesso lo nominerò cavaliere della casa Stark. Beh, esatto. Tiro Lannister non c'è ancora. Perché esatto, ma proseguiamo. Quest'uomo è un bambino di 10 anni. Va bene, d'accordo. Salve a tutti. Comunque, ciao ragazzi. No, il porco setoloso. Se voi non avete visto al cinema... No, non l'ho visto, non ho fatto un film. In ho visto il seguito. Il porco setoloso in 3D. Ma c'era anche il quarto che ti spruzzavano con la spugna. Un casino. Per renderti più bellissimo. Ma un reboot, eh? Un capolavoro. Sì, un reboot. No, no, nel senso.